Un'interessante iniziativa si svolge il 22 giugno nella Casa della Comunità del Vallato, un'iniziativa che comprenderà tutta la giornata, inizia alle 8:30 del mattino e si prolunga anche nel pomeriggio. Il titolo di questo convegno è Mille di questi giorni, come investire sulla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita. Quali sono gli aspetti che tratterete in questa iniziativa? Tratteremo argomenti riguardanti proprio lo sviluppo dal concepimento fino ai 24 mesi, e argomenti che riguardano la lettura, la musica, lo stimolarli con i giochi giusti, i giochi proprio mirati per lo sviluppo delle potenzialità in questo meraviglioso periodo della vita. Tratteremo anche argomenti che riguardano il massaggio neonatale, la pediatria, quindi ci sarà anche il pediatra di base, ci saranno anche l'ostetrica e la ginecologa dell'ospedale, anche del consultorio. Parleremo anche del salottino dei primi 1000 giorni, che è un progetto sperimentale che abbiamo avviato su Fano da marzo con la cooperativa Samira e l'associazione Cuocca, per dare proprio un sostegno concreto alle famiglie. L'obiettivo è quello di divulgare e sensibilizzare e soprattutto di creare rete sul territorio, perché le famiglie da sole non riescono a sostenere completamente le spese dell'assistenza e soprattutto di essere seguite da professionisti competenti. Nel pomeriggio invece ci sarà proprio uno spazio dedicato alle famiglie in modo pratico. Ci saranno le consulenze completamente gratuite da parte dei professionisti che hanno partecipato al convegno. Ci saranno i workshop riguardanti proprio la musica, i 1000 giorni di vita, il salottino, la lettura, i giochi idonei per la fascia d'età, l'acquaticità neonatale, il massaggio neonatale e anche l'accudimento, ecco. E vi occuperete oltre che dei bambini anche delle mamme che affrontano questo, dei papà anche che affrontano questo momento delicato della vita. Per esempio, per le mamme si parla spesso di depressione postpartum ed è un problema questo che influisce molto poi anche nell'allevamento del bambino. Noi cerchiamo di vederlo non come un problema, ma come un campanello che ci dice che ci dobbiamo rivolgere ai professionisti del territorio. Non siamo sole noi mamme e possiamo risolvere queste situazioni di disagio, di paure, di timore attraverso il sostegno della famiglia e della rete.